E come sto mangiando? Ah, cosa sto vedendo? Buonissima! Ma cucchia e pomarola, bandire! Oh, salve carissimi, io sono Nicaradogna. Ma che bello, qui alle mie spalle ho il Vesuvio. Sono qui con Shaleboom. Ciao ragazzi! Oggi mi farà diventare napoletano. E non solo, mi farà pure ingrassare. Perché mangeremo di tutto e di più. E poi cercherò di assorbire usi e costumi e tradizioni di Napoli. Tornerai a Bari, da napoletano vero. E quindi, prima di cominciare, come sempre, lascia un bel like. Iscriviti al canale attivando la campanellina, se vi va. Seguimi su Instagram, seguilo su Instagram. Mi raccomando, fai quello che vuoi. E adesso iniziamo. Scesi dal Vesuvio, secondo me adesso bisogna cominciare con una bella colazione, no? Ci troviamo da Generoso di Matteo Cutolo e nel 2017 ha vinto anche il campionato mondiale di pasticceria. Quindi ragazzi, sfogliatelle a babà devono essere per forza il top. Il nostro ordine l'abbiamo fatto, abbiamo preso i due tipi di sfogliatella, ovvero quella frolla e quella riccia. E poi abbiamo un grandissimo babà, cioè guardate quanto la mia mano. Iniziamo con la sfogliatella riccia e la differenza principale con quella frolla è che questa è molto ma molto più croccante. Però la farcitura che sta all'interno è pressoché la stessa. È bello che senti nella tua testa crack, crack, crack. Dentro ci dovrebbe essere della crema pasticcera. Molto ma molto buono. Alla migliore pasticceria a livello mondiale. Che sia il top. Siete arrivati al massimo. Abbiamo fatto la scelta giusta allora. Esatto, bravo. Talmente riccia che si mantiene in bilico. Guarda, guarda come oscilla. E adesso proviamo la sfogliatella, però frolla. Questa dovrebbe essere più morbida. Buona allo stesso modo. Io preferisco quella più croccante, quella riccia. Però il gusto è buonissimo. Anche io preferisco la riccia. Ma tutte e due spettacolari. A me non piace la pizza. È arrivato il turno del babà. E guardate qui il room che c'è qui dentro. Ma non è che mi fanno l'etilometro, mi tolgono la patente. Voglio, lo inzuppo per bene. E mangiamo il nostro babà. Io lo amo. È dolce, è succoso. L'impasto guardate com'è dentro. Una colazione col babà è proprio napoletana. E quindi questa era la nostra colazione. E che colazione? È arrivato il momento del pranzo. Abbiamo fame. E andremo in una pizzeria storica di Napoli che si chiama la pizzeria da Michele. Tenete conto che adesso abbiamo il numero 34 e noi abbiamo il biglietto numero 73. Ci siamo accomodati, la location non è gigantesca, però sicuramente è italiana e tradizionale, come direbbe Sfera Ebbasta. E quindi adesso attendiamo la pizza. Non vedo l'ora. Eccola qua la pizza, ma guardate com'è sugosa, mozzarellosa e abbastanza grande. Che non potete sentire l'odore perché... Esatto, prima o poi Elon Musk inventerà anche la tecnologia per mettere l'olfatto. Però fidatevi di me, la mozzarella che si sente, l'olio che si sente, soprattutto il basilico è top. Buon appetito. Andiamo, eh. Viva Napoli. Viva Napoli. Quanto amo il sugo. Ma poi l'impasto di questa pizza è bello fino, fino, sottile. E sai qual è un'altra cosa che mi fa arrabbiare delle pizzerie? Se tu vai in una pizzeria, non dico dove, in generale, gli dici mi fai impasto napoletano, ti fanno la doppia massa. Ma non è così. Sì. No. Vedete com'è bella fina. Non è assolutamente doppia. Se abitassi qui farei l'abbonamento. Verrei ogni giorno qua. Siccome io voglio diventare napoletano, ho bisogno che voi mi insegnate qualche frase da poter dire mentre mangio questi cibi. Con sta pizza me sto consulando. Con sta pizza me sto consulando. Spettacolo. Buonissima. E il mio voto per questa pizza è 10. Assolutamente. Zero dubbi. Ed il nostro pranzo è finito. Guardate quanta gente che c'è. È arrivato il momento di un altro pasto, ovvero la pizza fritta. Sempre pizza, però fritta. La Masardona, pizza fritta dal 1945. Enorme, piena, gonfia, storica. Vedrai. Quella che andremo a prendere noi sarà completa con ricotta, ciccoli, provola, pomodoro, pepe, basilico. Io sono abbastanza curioso. Allora, eccola qua la pizza fritta. Piano piano si è sgonfiata perché abbiamo fatto stories su Instagram, quindi seguiteci. Io ti posso dire che già la prima differenza col panzerotto barese è che l'impasto mi sembra più con le bollicine. Invece il panzerotto è liscio, quasi. Dipende. Mamma mia, ragazzi, veramente c'è tutto. La vera pizza fritta, secondo me, con i ciboli e la ricotta è perfetta. La ricotta si sente subito. L'impasto leggero, la ricotta morbida che avvolge il tutto, la salsa, i ciboli che danno quella consistenza. Esatto, esatto. La somiglianza col panzerotto è solo estetica quando è a mezzaluna. Su quello non ci sono dubbi. Però la differenza con l'impasto, soprattutto con gli ingredienti che vai a mettere dentro, si sente. E questa spiegazione
spiegazione con la differenza. Io l'ho detta soprattutto perché mi è capitato di mettere dei reel su Instagram in cui mangiamo i panzerotti e nei commenti: ma è una pizza fritta? No, sembra, ma non vuoi. Esteticamente. Infatti, per chi ancora non l'avesse capito, l'impasto della pizza fritta è quello della pizza napoletana. Invece il panzerotto ha un impasto tutto suo. L'ingrediente che più amo qui dentro è la ricotta. Adesso ho veramente voglia di digerire. E per digerire ci stiamo recando in una parte in cui si beve la limonata a cosce aperte, che è una bevanda tradizionale, culturale, napoletana, che consiste in una bella bevanda in cui si mette acqua frizzante, limonata e bicarbonato. E all'improvviso tutto quello che mangi lo digerisci subito. Bella frizzante e bella gustosa. E quindi adesso andiamo al murales, però prima un bel proverbio napoletano. Seguite a frate manicchi radogna. Mamma mia. Vai, attraverso la vita. La coppa, sta Napola, Vesuvio, tutte cose. Là stanno tutti gli artisti. Totò, tutto quanto. Siamo arrivati, possiamo ammirare un sacco di bandiere, immagini. C'è pure un bar, si vendono le magliette, c'è di tutto. E soprattutto c'è un altare di Maradona che adesso vi mostrerò. Sta scomparendo il tanga, tanga in mezzo alle chiappe. E adesso per questo ballettino un bel like ce lo meritiamo. Per forza ragazzi, è d'obbligo il like ora. E come prossimo cibo ci stiamo recando in un posto in cui mangiare il cuzzitiello napoletano, ovvero un panino che viene smollicato e riempito di qualsiasi farcitura. Ed il più classico ovviamente è con il ragù. È giusto, ecco ragù. Sì, il classico è il ragù, però puoi riempirlo con tutte le maniere, in tutti i modi che vuoi. Quindi salsiccia, friarielli, provola, melanzane, zucchine, peperoncini, peperoni, di tutto e di più. E siamo arrivati finalmente al ragù del tandem. Eccoceli qua, ma guardate come sono belli. Allora, il mio dovrebbe essere quello classico con il ragù, mentre il suo è quello con la carne alla genovese. Diamo un morso entrambi e vediamo com'è. Cin cin. Cin cin. Quanto amo il ragù qua dentro. Sai che la carne mi ricorda le braciole di Bari? Dentro è uguale, veramente. Poi con questo pane smollicato, il top. Si scioglie in bocca, Nick. È arrivato il momento di mangiare quello con la carne genovese. Mi viene da ridere perché è un gusto particolare. Ok, però tu mi confermi, magari per chi commenterà, che nonostante si chiami carne alla genovese, è comunque un prodotto napoletano. È un piatto tipico napoletano. Mamma mia, ma sai che mi piace di più? È il sugo alla cipolla con carne, ma è buonissimo. Ovviamente è fatto cuocere per minimo 6-7 ore, come il ragù. Il cuzzitiello veramente lo approvo al 100%. E mentre mangio ci sono anche loro, salutate. Ciao. Ciao. Siete Ciao. Di Napoli? Sì, sì. Una frase in napoletano. Voglio. E guardate quanto è grande, eh. Tutto ripieno. Wow. E come sto magnando. Wow. E come sto magnando. Ha detto meglio di me. Ci troviamo a Fratta Maggiore. Detto nella nostra lingua, stupanina va fa il crea. Guardi, fidatevi di me, si paga poco. È spettacolare la roba, posto bello. È top, è top. Io non ho capito tutto, però mi fido. E guardate che cosa è arrivato. Abbiamo letteralmente un grattacielo. Il Burj Khalifa di Dubai. È praticamente un grandissimo grattacielo formato da una bellissima fondamenta di patatine con cheddar, bacon e tutto il resto. Poi abbiamo una grandissima torre di provola fritta di acerola. E poi per finire abbiamo un po' di anelli di cipolla. Guardate questo cheddarino qua. Guarda il tegame. Guarda... Io sono abituato a vedere i tegami così, però di sugo. Ma cosa stiamo mangiando qua? Nick, sto godendo. Esco una bellissima provola che rimane anche attaccata, cioè guardate. E guardate adesso tutta la provola, ragazzi, guardatela. Non si stacca, questa è la vera provola di Argerola. Ah, cosa sto vedendo? Nick. La provola mi sta facendo impazzire, però dal piacere. Guardate come si stacca tutta. Ovviamente non è ancora finita perché abbiamo le sfere del drago. E abbiamo questa bellissima palla polpetta di cheddar. Io la immergerei lo stesso nel cheddar. Wow, sto morendo ragazzi, sto morendo. E la sfera del drago la spezziamo. E qui dentro abbiamo altro cheddar e pure pulled pork. Qua ingrassate però felicemente. Adesso invece abbiamo un cibo che a primo impatto mi ha ricordato i panzerotti, ma ovviamente è tutt'altra roba. E stiamo parlando dei mozzicotti. Sono praticamente delle provole fritte come quelle di prima, però ripiene di questo prosciutto. Guardate come scende. Io sento il prosciutto che scorre tra le vene insieme a quello della provola fritta. Questo è il mio panino con doppio hamburger, bacon, cheddar e patatine sotto. Il porca vacca si chiama questo panino, ma io oserei dire porca miseria. È
ed è arrivato anche il mio, ragazzi. Io non ho parole neanche per descriverlo. E io adesso mangerò anche tutto il resto che ha il bacon. Abbiamo anche un hamburger di pollo tutto impanato con i cornflakes e tanto tanto altro che scoprirò mangiando. Mamma mia, che buono! Ho avuto una vampata di salsa barbecue che tra l'altro è pure calda, però buonissima. E guardate questa carne, questo pollo impanato. C'è poco da dire, stiamo godendo. Giusto per fare una citazione, dopo tutti quegli antipasti io già non ce la faccio più. E adesso, ragazzi, arriva il pezzo forte, perché sono arrivati i dolci. E guardateli qui, ragazzi. Questi tre sono i nostri tre peppinielli. Poi qui abbiamo un bellissimo set di hamburger, belli colorati, ma in realtà sono gelati. Vediamo com'è questo peppinello napoletano. La crema che sta qui da di è Pippo. Sotto ha pure la panna, incredibile. Condizioni attuali, ragazzi. Ma adesso ci mangiamo pure l'hamburger dolce. È un mix di tanti gusti, perché io sento un po' di caffè, cioccolato, sicuramente vaniglia e non so quali altri gusti. Ma già fatto una panza come Babbo Natale. E giustamente guardate come mi sono vestito. E quindi adesso dobbiamo fare anche una bellissima reaction. Nick Radogna! Buon pomeriggio a tutti, ragazzi, e forza! Bambine, tieni scendan! Ma quanti pomodoro, guardine! Prova superata? Penso di sì. Siamo arrivati in un altro posto perché vogliamo provare una pizza che non è quella napoletana. O meglio, non è come quella tradizionale napoletana, ma è proprio la pizza in teglia. E abbiamo pure i gusti, tipo la margherita, pomodorino, porchetta, patata, friarelli, parmigiana, ortolana, parigina e tante altre, come quelle speciali. Già a vederle saranno buonissime. E superiamo Bari. Ancora questo dissing, basta! Basta. Invece Bari è bellissima. Si mangia anche bene. Ora lo dice per evitare i dislike. Bravo, bravo. Apriamo il primo. Sono pizze molto ma molto differenti rispetto a quelle classiche napoletane, che sono fine. È un altro stile, insomma. Mamma mia, mamma mia. Ma che sono queste? Polpette, patate, gusto lasagna addirittura. No, ragazzi, mangiamo subito. Guarda com'è tutto mozzarelloso. Veramente buona, veramente squisita. E sai che l'impasto mi ricorda quella di Spontini a Milano? Solo che quella è più mozzarelloso. Invece qua è molto ma molto carica di sugo. Infatti guardate il bordo, bello spesso e bello anche croccante. Nick, potrei conoscere anche tua nonna? Così assieme ci mangiamo i veri panzerotti baresi. Va bene, quindi ti aspetto a Bari. Adesso è arrivato il momento di provare la pizza lasagna. Guarda com'è, guarda com'è. Io adesso la voglio addentare. Finora è buonissima, voglio addentare la polpetta. È buonissima. È uno spettacolo. Me ne mangerei altre quattro. E tra l'altro questo grandissimo ragazzo mi ha portato un regalo, ma in realtà non è per me, è per tua nonna. E cosa c'è dentro? Mamma mia, per la nonna. Ciao nonna Antonietta, credo che è stata buonissima la tua focaccia barese. Buona, buona, buona. Questa qua invece è salsicce friarelli. I friarelli sarebbero le cime di rape. Molto ma molto particolare e buona. E con il Vesuvio alle nostre spalle il video di oggi può finire qui. Sono diventato napoletano. Mi sa di sì. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina. Trovate anche il canale su qua sotto in descrizione. Mi raccomando, fate i belli. Se vi va seguitemi su Instagram, seguitelo su Instagram. Seguite anche il Vesuvio su Instagram. E noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Bella. Ciao carissimi. Ciao.